Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figure Maniaci TV! Oggi andremo a trasformare i nostri fantastici cavalieri dello Zodiaco in Lego Brickhead, ma non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a montarli. Oh, ed eccoci qui con i nostri fantastici cavalieri trasformati in Lego. Andiamo subito a vederli di vicino, partiamo da Andromeda. È stato realizzato abbastanza bene. Abbiamo le catene qui in plastica. Hanno deciso proprio di replicarlo alla perfezione. Abbiamo la catena a cerchio e la catena a punta, quindi realizzato molto molto bene. Poi abbiamo il fratello Phoenix, il mio cavaliere preferito ovviamente, che ha qui nel retro le piume articolate, come potete vedere, che si muovono, le potete mettere come volete. Poi abbiamo l'immancabile Pegasus, eccolo qua, Oseia, fatto molto bene anche lui, soprattutto il casco è stato replicato benissimo. Poi abbiamo Sirio il dragone, con l'immancabile scudo qui nel braccio sinistro, e abbiamo anche i capelli lunghi che sono stati replicati molto molto bene. Infine, come ultimo cavaliere, abbiamo il nostro Crystal o Yoga, che anche lui è stato realizzato perfettamente, anche il casco con il cigno è bellissimo. Ma dove ci sono i cavalieri c'è anche Lady Isabel, che è questa qui. Lei è realizzata così così rispetto ai cavalieri, sono molto più belli loro. E abbiamo questo scettro che va messo a fianco della nostra Lady Isabel. Passiamo all'altezza dei nostri cavalieri, misuriamo quella di Pegasus che è 10 cm più o meno, vanno dai 10 agli 11 cm, invece la divisa è un po' più piccolina. Come mostrati prima li andiamo a paragonare alla loro controparte Midclothex Great Toys, che come vedete sono meravigliosi e stanno benissimo in vetrina assieme a questi Brickhead. Passiamo ai voti dei nostri splendidi Lego e come sempre lascio la parola a mio fratello, l'esperto di Lego che li ha montati. Salve a tutti ragazzi, oggi abbiamo deciso di recensire nel nostro canale i nostri primi set Brickheads e non potevamo che farlo con i mitici Cavalieri dello Zodiaco. Per chi non li conoscesse, questi set Brickheads sono delle caricature fatte a Lego di personaggi famosi. Ovviamente questi Cavalieri dello Zodiaco Lego non esistono in commercio e noi abbiamo voluto portare nel canale questa mock. Nel complesso sono davvero molto semplici da assemblare, non sono composti da più di 150 pezzi ognuno e il tempo impiegato è davvero poco. I visi ovviamente sono tutti uguali, facciamo un applauso ai colori scelti perché sono davvero identici agli originali e bellissimi sono i dettagli delle armature perché sono davvero molto curati, a partire dagli scudi, dagli elmi e fantastica è la coda della Fenice come vi abbiamo mostrato prima. Quello un po' più brutto è Lady Isabel, fatta abbastanza bene. I più belli sono sicuramente al primo posto Crystal, seguito da Phoenix e Pegasus. Passiamo ai voti dei nostri mitici Cavalieri dello Zodiaco Lego. Diamo un bel 7 alla costruzione, ovviamente è molto semplice e ripetitiva, se non che sui caschi ci si lavora un pochino sopra. E diamo un bel 9 all'impatto visivo. Vederli tutti assieme in vetrina è davvero eccezionale. Questi set sono davvero consiglianti e degli super amanti dei Cavalieri dello Zodiaco. Se il video vi piace, potremo portare anche i 5 Samurai, sempre Brickheads Lego. E con i nostri fantastici brick dei Cavalieri dello Zodiaco concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Maniaci TV è tutto. Vi lasciamo il giro d'onore dei nostri cavalieri. Ciao ragazzi!